Allora, professor Bennato, Catania, professor Liotta, Bologna, professor Conte, Napoli, ne abbiamo parlato dell'offerta settimanale attraverso le voci del pubblico e le testimonianze dei nostri amici critici. La vostra riflessione su questa offerta settimanale. Bennato, Liotta, Conte. Professor Bennato. Allora, per quanto mi riguarda, data la piuttosto contenuta offerta cinematografica della settimana, sono riuscito a, diciamo così, a concentrarmi meglio e soprattutto a riuscire a vedere alcune pellicole in filigrana, cercando di capire quali potessero essere gli elementi che me le rendeva curiose o interessanti. Sicuramente in primo luogo mi ha molto incuriosito la proprietà dei metalli. Fondamentalmente per due motivi. In primo luogo perché ovviamente c'è questa componente della parapsicologia come strumento, no, per parlare della crescita di un ragazzo, anche perché poi ho visto online alcune scene e alcuni riferimenti, soprattutto alcune scene mi ricordavano delle cose che da piccolo vedevo in televisione attribuite a Uri Geller, no? Quindi c'è questa specie di memoria, no, quasi culturale della parapsicologia quando veniva rappresentata in TV, e quindi questo secondo me me l'ha reso simpatico. Un'altra componente che mi ha incuriosito molto di questo film è il fatto che è ambientato in un contesto rurale, no? Dove in questo contesto rurale si manifestano questi fenomeni paranormali, un po' come mutatis mutandis, no? Nelle antiche campagne dell'Ottocento c'erano fenomeni di visione della Madonna, per esempio, e quindi questo mi sembrava un bel parallelo, no? su quanto è potente la dimensione di rappresentazione simbolica delle campagne. Poi c'è Pacifiction, che mi ha incuriosito più che altro per il tema del pericolo nucleare all'interno di una situazione, appunto, che ricorda molto la Tahiti di Gauguin, quindi con quei colori molto accesi e molto particolari, e soprattutto è letta in chiave contemporanea. Questa è una dimensione interessante. Dopodiché c'è appunto Peter Von Kant, che a me sembrava ricordare il titolo di un altro film, e poi ovviamente cercando online ho riconosciuto il Petra Von Kant di Fassbinder. Tra l'altro ho visto che c'è anche tra i protagonisti Anna Scigulla, che era anche interprete del film di Fassbinder, quindi è una specie di esercizio di stile, questo me lo rende soprattutto curioso. Poi, volendo utilizzare, parafrasare le parole di Fruttero e Lucentini, c'è la prevalenza del tamarro, e ovviamente mi sto riferendo a Fast and Furious versione 10, quindi Fast X o Fast 10, dir si voglia. Allora, io devo dire che il mio guilty pleasure sono i film d'azione, quelli piuttosto cacciaroni e rumorosi, però devo dire la verità, ormai Fast and Furious ha raggiunto dei limiti che sembra essere la parodia di se stesso, quindi lo intercetterò solo quando e solo se non avrò di meglio da vedere in TV. Professor Bennato, il suo commento alla classifica. Per come la vedo io, la classifica sancisce il successo di Pupi Avati, perché pur essendo in quarta posizione è quello che praticamente mantiene gli elementi alti della classifica, con tre carri armati del marketing internazionale come I Guardiani della Galassia, Super Mario Bros. E The First Slam Dunk, che sembrano film per ragazzi, in realtà sono dei film un pochettino più complessi. Mario Bros. A me non piace, però appartengo, diciamo così, a quel tipo di cultura digitale e tecnologica, quella che si chiama nerd, che riconosce fondamentalmente in queste tre pellicole dei riferimenti piuttosto riconoscibili. Io devo dire una verità, io non sono un appassionato di quest'ultima pellicola di Pupi Avati, perché a me piace il Pupi Avati horror. Ogni qualvolta che ha toccato le corde dell'horror, io sono sempre stato assolutamente fulminato da qualunque modo che ha di raccontare l'horror, fin dalle origini, fin da rifare gli ultimi film come Il Signor Diavolo. Quindi nel momento in cui Marzullo, lei le ha fatto la domanda e il maestro Avati ha detto che stava scrivendo una sceneggiatura gotica, devo essere sincero, ho avuto un perverso brivido di piacere che mi ha, diciamo così, che mi ha attraversato. Poi vorrei fare pubblicamente ringraziamenti a Enrico Magrelli, perché io non avevo mai sentito parlare delle Kammerspiel, e questa cosa mi ha completamente folgorato, quindi la prossima volta che avrò l'opportunità, la possibilità, me la giocherò in qualche lezione con i miei studenti, ovviamente citando le fonti. Perfetto, allora Camilla Ciralo ha sentito...